con una vittoria meritata sul Milan, più limpida di quanto non dica il 2-1, il Torino ha scavalcato la Juventus al vertice della classifica. Gli ha consentito il sorpasso anche la terza sconfitta consecutiva dei campioni d'Italia. La squadra di Radice ha impresso all'incontro coi rossoneri, oggi in maglia bianca, un ritmo sostenuto. Il Milan, troppo lento nella manovra, è mancato in fase conclusiva. La prima buona occasione per i padroni di casa è al 14esimo. Punizione di Claudio Sala, Salvadori, centro per Zaccarelli, Pulici e Graziani si ostacolano sotto porta, Pulici batte debolmente su Albertosi, Calloni libera. 20esimo, da Chiaruggi a Bigon, testa fuori di poco. Al 29esimo il Torino passa in vantaggio. Su punizione Claudio Sala porge a Pulici, respinge la barriera, ancora Sala che viene atterrato fallosamente. Lo stesso Sala batte di precisione per Graziani, che salta di testa e insacca 1-0. Poi annotiamo un doppio scambio Pulici-Graziani, gran tiro del centravanti, di destro, di poco alto. Complice la difesa granata, Biasiolo tira su Castellini, che in uscita sventa il pericolo. Poi è Bigon a farsi pericoloso, sebbene ostacolato da Santin, ma anche questa volta Castellini esce e blocca. Nella ripresa è nuovamente all'attacco il Torino, da Patrizio Sala a Claudio Sala che centra. Graziani tenta l'intervento di testa, Albertosi lo anticipa. All'ottavo c'è un traversone di Calloni, oggi in giornata negativa. Il tiro di Bigon è smorzato da Salvadori. In contropiede fugge Pulici, ma viene bloccato a tre quarti di campo da Maldera. Lo stesso Pulici esce poco dopo, lo sostituisce Garritano. Intanto a Milano Bertini ha segnato per l'Inter. Il Torino è primo in classifica, la squadra è galvanizzata e arrotonda il punteggio al 36esimo con Garritano che raccoglie un preciso centro di Salvadori, 2-0. Nelle fasi finali è il libero Granata Caporale ad impegnare due volte Albertosi, che salva con ottimi interventi. Il Milan accorcia le distanze nei minuti di recupero, avanza Scala, subisce un fallo di Salvadori, va a terra in area, l'arbitro Menegali decreta la massima punizione. Calloni trasforma.